vedo entrare in studio un gufo che non so se dietro a questo gufo ci sia messo. Anche la eccoci, aspetta, c'è stato un incidente. C'è, in effetti c'è Mauro Carrano dietro questo buonasera. Gufo. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Mauro Carrano, buonasera Giovanna, buonasera. Buonasera. Venerdì scorso io ho visto un po' un Tiziano così preoccupato per questa sfiga e lei. Allora ci siamo inventati questa cosa. Abbiamo portato il gufo rosso. Che ripeto, adesso te lo faccio conoscere. Adesso ti siedi lì e lo fai conoscere a Tiziano Crudelli praticamente. Vieni qua. No! El si incunea dalla sinistra in area. Ma si allunga troppo il pallone, perché él? C'è Costant anche sulla linea di battuta, dietro di lui Montolivo, posizione, tocco laterale, Montolivo, tiro, gol, diagonale di sinistro, tiro da fuori, rimpallo e di sinistro si gira e mette là dove va detto non ci arriva. E andiamo. Ma vieni, che bella fera che gli abbiamo tirato lì. Tu sei marcio dentro. Hai proprio sempre. Stai lontano che mi attacchi la negatività. Sei negativo, sei vergognoso. Stai là, rosicone. Stai là, rosicone. Hai tu per vincere. Fai il catenaccio quell'errore di Valdés. C'è il fallo di mare, fai finta di niente. Vergognati. Niang in aria. El, apertura sulla sinistra, buttare. Gol, sulle montari la bestia. Ed è il secondo gol. Sulle montari. Vieni qua, montari. 2-0. Sulle montari. Ma quando mai? Tiziano, io andrei a fare una chiarezza al gufo, però. Dai, Crudelli ha ragione, Mauro. Dopo. Mamma mia, ragazzi. Sulle montagne la festa. Ed è il secondo gol. Sulle montagne. 57, 58, è finita! Dove sono i gufi? Dov'è il gufo? Sei tu il gufo! 2-0 per i rossoneri! Bacia il gufo mio. Continua così. Sei bello, alto, biondo con gli occhi azzurri. No, orecchia, sì. Che bel gufetto che sei. Scandalo.